Affida il tuo gusto a mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Fili di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Artofi è in via Verde 58 a Bitonto. Artofi di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto. Telespettatori, ben ritrovati, siamo qui per questo quarto ed ultimo appuntamento con la diretta streaming di Bitonto TV per la festa dei Santi Medici. È stata una giornata ricca di appuntamenti e in questa tappa noi cercheremo di ripercorrerla prima di vedere le icone dei Santi Medici che rientrano verso la Basilica. Sono in compagnia di Viviana Minervini, chiaramente. Sono tornata a trovarvi. E di Don Nicola Tatulli. Buonasera. Che poco fa, tra l'altro, ha celebrato la messa all'interno della Basilica, alle ore 5. Don Nicola, che cosa ha visto negli occhi dei credenti stando dall'altra parte, stando insomma più in alto in prospettiva? Il Vangelo di oggi proprio è il Vangelo del servizio, e quindi nella logica del servizio eravamo tutti alla pari, diciamo così, ecco. Però dalla parte dell'altare, quindi avendo di fronte l'assemblea, è stato bello vedere negli occhi delle persone, anche di ogni genere, quindi anche di età, guardare un po' la speranza e anche le richieste di intercessione presso i nostri santi.
A me piace sempre dire questo, che la festa dei Santi Medici è una festa fatta dal popolo. Se voi notate, non ci sono molte luminarie, non c'è molto folklore, se non un sentimento religioso che nasce dal cuore, nasce anche da un sentimento molto semplice: i canti, le preghiere, l'accompagnare le due statue per le vie della città di Bitonto. Questa è la festa nostra e questo è anche il modo di accompagnare e intercedere da parte anche dei nostri santi. È un modo singolare, ma anche un modo bello di vivere anche l'esperienza cristiana, l'esperienza della fede. Tu sei un parroco molto molto giovane, che cosa ti senti di dire ai tuoi giovani? Quale messaggio devono cogliere dalla vita dei santi? Sì, ecco, quasi 29enne, con appena 2 anni di messa, di sacerdozio, di presbiterato, e a me piace vivere da giovane anche la mia esperienza di fede, la mia esperienza di sacerdote. E non ho molto da dire ai nostri coetanei, tra l'altro, voglio dire che siamo coetanei, sì, con Federica abbiamo fatto scuola insieme, quindi ci ritroviamo ora insieme anche qui. Dico semplicemente di essere un po' più fiduciosi nel totalmente altro, e i Santi Medici ci possono essere anche d'esempio, d'aiuto, non perché ci devono fare chissà quali grandi miracoli, ma perché ci testimoniano nella vita di tutti i giorni che essere al servizio degli altri, che dare gratuitamente qualcosa di noi stessi agli altri è possibile anche nel 2018. E lo possiamo sperimentare nelle nostre amicizie, nei nostri affetti, nelle nostre relazioni, in quello che viviamo tutti i giorni, anche nell'ambito lavorativo. La sfida del 2018, del nostro tempo e della nostra società, e quindi anche della Chiesa, è appunto quella della fraternità. Guardate, in questi giorni si sta svolgendo a Roma il Sinodo dei Giovani, e come tema appunto i giovani, la fede e il discernimento. Non possiamo non scommettere sulla nostra gioventù, perché comunque è anche il nostro futuro, il futuro del mondo. E togliendo dalla mente tutte quelle logiche che sono la logica dello scarto, la logica dell'indifferenza, dobbiamo un po' puntare in alto. E questo è un compito nostro, anche perché ai vostri figli dobbiamo consegnare un mondo migliore, fatto di pace e di fraternità. Si può solo partire dalla nostra generazione. Sempre. Una generazione bistrattata, maltrattata, per molti fannulloni, molti dimenticano che insomma siamo il frutto di quello che ci è stato fatto. Certo. Noi non abbiamo grandi meriti, grandi demeriti in questo. I telespettatori ci scuseranno se cambiamo gli ospiti. Certo. In diretta. Io prima di cambiare gli ospiti, in realtà vorrei approfittare per mandare il servizio di uscita dei Santi Medici questa mattina. Oggi la fallazione di tanta gente. Evviva i Santi Porcellana, che oggi per te solo mi avete in mano. Evviva i Santi Porcellana, e abbiamo visto le immagini di questa mattina dei Santi, e nel frattempo ci ha raggiunti il sindaco Michela Baticchio, che però non entra in camera, quindi stiamo cercando di risolvere. Non eravamo pronti ad un ospite di 2 metri. Lo vedrete intero, sì. Nel senso che non mi avevate invitato, quindi non eravate no, pronti. No, lei è sempre il benvenuto, signor sindaco. Noi non ci conosciamo, ditemi. Anzi, ne approfittiamo. Sì, sindaco, questa giornata come è andata e cosa si aspetta lei ogni anno da questa festa?
Io ogni anno mi aspetto quello che ovviamente compete le mie preoccupazioni, cioè l'ordine, la sicurezza, il coinvolgimento moderato della popolazione, nel senso come spirito costruttivo con cui insomma si misurano con questa enorme responsabilità che noi abbiamo ogni anno, cioè quella di confrontarci con, non solo con una tradizione secolare, ma anche con delle aspettative molto alte. Io ho visto quest'anno una partecipazione particolarmente rilevante, ho visto girare sui social foto, grandi toni entusiastici per una festa che forse è arrivata anche in un momento un po' particolare per la nostra comunità, una comunità che sta vivendo e sta concludendo un anno, come sappiamo tutti, molto, molto sentito, molto sofferto, però anche con punte, diciamo, di orgoglio molto, molto rilevanti da parte della comunità. Ecco, io ho visto un po' la sintesi di tutto questo in questi due giorni, l'ho vissuta un po' tra la folla e devo dire l'ho vissuta molto bene tra la folla, la vivo meno bene con lo spirito chiaramente di servizio e di enorme lavoro che la Polizia Municipale insieme alle associazioni di volontariato, insieme alle forze dell'ordine ha dovuto affrontare, però direi che visto, crociamo le dita, però le statistiche diciamo in questi due giorni ci confortano da questo punto di vista e quindi voglio ringraziare anche la popolazione per aver accolto con grande responsabilità questa esperienza. Un ricordo da bambino di lei alla festa dei Santi Medici, come è legato a questa giornata particolare? Perché tutti ne abbiamo uno, abbiamo fatto una sorta di indagine tra gli ospiti di quest'oggi. Io i miei ricordi più belli della festa dei Santi Medici sono quelli in cui entro nei corridoi della parrocchia e vedo a uno, l'ho detto diverse volte in queste ore, i dipinti, i disegni di chi ha ricevuto un miracolo dai Santi Medici e che poi sono rappresentati sulla parete dei corridoi della parrocchia. Ricordo in particolare il disegno di un bambino che era sopravvissuto a un incidente stradale molto, molto grave e che ha disegnò lui stesso, adesso sarà ovviamente adulto, disegnò lui stesso la dinamica dell'incidente e i Santi Medici che lo guardavano dall'alto e che lo avevano protetto. Non riesco a ricordare altro di più bello di questo. Grazie signor Sindaco. Grazie come al solito per buon averci lavoro. Raggiunto. Attenda qui, noi sì. Vogliamo ricordare uno degli dei momenti salienti di questa giornata, cioè il passaggio della processione dalla chiesa di San Giorgio, che altro non è che l'ex chiesa dei Santi Medici, quindi pregherei la regia di mandare in onda il servizio realizzato questa mattina. Si accendi il vostro sguardo su di noi. L'assessore al marketing territoriale Rocco Rino Mangini. Come al solito ogni anno anche lei viene a salutarci. Un messaggio ai nostri telespettatori e a chi ci sta guardando rispetto a questo giorno di festa. Il messaggio è un messaggio di gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno permesso anche quest'anno di vivere una festa serena,
è ben riuscita, e permettetemi, non perché sono vostro ospite, un ringraziamento particolare a voi che so da stanotte state lavorando, ma da settimane state preparando questa diretta che permette a molti nostri concittadini che purtroppo non possono muoversi o per vari motivi non possono raggiungere la piazza, ma soprattutto ai tanti devoti dei Santi Medici in giro per il mondo, di poter godere di questa festa. Una festa che ovviamente, mi unisco alle parole del sindaco, unisce la città, unisce la comunità e soprattutto dà un insegnamento a noi tutti bitontini. A volte, quando proviamo ad osare, magari con la chiusura di una strada piuttosto che con un evento in piazza, arriva sempre la vocina, ma riusciremo. Ecco, la giornata dei Santi Medici, la 3 d'ottobre, il paradigma di quanto si possa riuscire a bloccare una città e a godere della stessa città. Quindi questa festa ci insegna anche che questa città può dare molto ai suoi stessi cittadini se solo ci crediamo un po' di più. Dal punto di vista del marketing territoriale, abbiamo visto le immagini, i Santi hanno fatto una piccola deviazione dalla vecchia chiesa di San Giorgio, affrontano tutta la città, insomma, sfilano per tutta la città, arrivano tanti turisti, per la città cosa significa? Come vogliamo anche migliorare in questo senso? Allora, questa è una festa popolare, come tutte le feste popolari richiama il popolo anche da altre città, quindi è un evento antropologico che ha un turismo religioso quasi di massa. Possiamo insieme, anche con la comunicazione, anche con i media, migliorare anche l'aspetto culturale, che però rimane marginale, perché poi chi viene oggi a Bitonto viene o per vivere la processione o per vivere la fiera, che è l'aspetto commerciale poi della festa, o per semplicemente devozione. Quindi bisognerebbe aggiungere anche degli eventi culturali magari nel passaggio della festa, ma comunque la città riceve un beneficio di comunicazione, ripeto, grazie anche alla vostra diretta ci possono guardare in tutta Italia, e quando, sicuramente un ritorno per la città, perché poi chi oggi è stato magari per la prima volta vorrà ritornarci avendo apprezzato anche la bellezza del resto della città, soprattutto il centro antico. Rino, visto che sei qui, vogliamo annunciare, cosa aspetta, quali saranno le cose in fermento per la città di Bitonto? Dici dal punto di vista culturale? Scusami. Allora, il 31 ottobre, festa di ogni santi, o meglio, 31 ottobre è Halloween, diciamo, in America, noi lo festeggiamo anche, però noi, in particolare a Bitonto, vogliamo essere un po' alternativi, faremo l'inaugurazione di una mostra sulla Dia de los Muertos, che è il giorno dei morti messicani. Lo spagnolo non è il più forte, l'abbiamo capito. E poi c'è una bellissima esperienza teatrale che faremo in molte chiese di Bitonto, che si chiama La Festa di Ogni Santi, e sarà l'apertura della stagione teatrale, che poi avrà il suo inizio ufficiale a metà novembre con il Bitalk, questa serie di appuntamenti artistici, culturali, incentrato sul tema del sud, e da lì poi Camariere, De Luca, insomma tutta la stagione teatrale, gli eventi del Natale, insomma questa città a partire da domani si rimette in moto per organizzare. Infatti ci sono anche i nostri amati vigili, che io ringrazio per il grande servizio di questi giorni, che da dopodomani ricominceranno a lavorare, anche perché, lo preannuncio, nel mese di novembre ci sarà una troupe televisiva, una troupe cinematografica che girerà per 4 settimane nella nostra città. La do come, diciamo, anteprima, e quindi i nostri vigili saranno anche in servizio. Vabbè, giorno magari e faranno notte. Qualche selfie con qualche attore. Ma non lo so, poi lo scopriremo di che cosa si tratta. Grazie Rino per averci raggiunto, e aspettiamo di ricevere altri ospiti, e mentre li attendiamo e attendiamo che le statue arrivino in piazza 26 maggio, vediamo il servizio realizzato poco fa, che riassume il passaggio della processione dal centro antico. Thank you.
sia fatta la tua volontà, benedetta fra le donne, prega per noi, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Santo, abbiamo visto appunto il passaggio delle icone dei Santi Medici dal centro storico, un servizio estremamente suggestivo, abbiamo visto tanti devoti addirittura scalzi, con grandi ceri, con i piedi sporchi di cera. Ci ha raggiunti nel frattempo il maggiore della Polizia Municipale, Gaetano Paciullo. Comandante, com'è andata questa giornata? Bene, abbastanza bene, al pari dell'anno scorso, così come speravamo. Il traffico è stato molto ma molto forte intorno alle 18 oggi pomeriggio e stamattina alle prime luci dell'alba, poi è scemato un poco, adesso le strade sono tutte aperte tranne la parte relativa al santuario e quindi il traffico defluisce tranquillamente. La fiera si è svolta anch'essa molto ordinatamente, qualche problemino, qualche intervento sanitario in più rispetto all'anno scorso abbiamo registrato, e soprattutto nella piazza sono stati 14 gli interventi sanitari che stamattina hanno fatto gli operatori con l'automedica del 118, i volontari con l'automedica del 118 e il PMA, il punto medico avanzato. Addirittura mi diceva il medico, stavano a quota 83 intorno alle 18.30, quindi un servizio che abbiamo reso alla città in modo perfetto. Perfetto. Ogni anno c'è sempre un grande dispiegamento di forze, fate sempre dei controlli coordinati, come riuscite a farlo nella maniera migliore? La maniera migliore, il coordinamento lo fanno gli uomini e la sintonia con il dottor Gargiulo e con il maresciallo Salierno, il comandante della stazione dei Carabinieri, è così forte che è sufficiente uno sguardo per capirci e capire dove intervenire e come intervenire. Ci sono stati momenti in cui noi abbiamo avuto bisogno di loro e loro non hanno avuto bisogno di noi. Ed è stata sufficiente veramente un'occhiata per intenderci. Questa sinergia non deve e non può finire perché è un fatto positivo per la città e la città deve essere tranquilla di avere questi uomini che sanno dialogare e che non si arroccano sulle proprie posizioni. Quindi il confronto è quasi quotidiano e sta dando buoni frutti. Grazie comandante per essere stato qui con noi. Ci sta raggiungendo Monsignor Francesco Cacucci e mentre noi vediamo arrivare le immagini dei Santi Medici. Bene, Monsignor Cacucci, grazie per essere qui innanzitutto, è un piacere averla in studio. In che cosa l'evento dei Santi Medici, il culto dei Santi Medici è cosa nuova nel 2018? Come si rinnova? Si rinnova cogliendo le radici. Ogni vero rinnovamento è un ritorno alle radici. E andando ai primi secoli ci si accorge come sempre nella vita dei grandi santi taumaturghi si coniuga la fede, il miracolo, il sacramento. Questi tre elementi vanno sempre insieme. Per cui è proprio vero che questi erano santi perché avevano una grande fede, ma sapevano coniugare questa fede con la vita. E d'altronde i miracoli del Vangelo che sono l'anticipazione dei sacramenti. E questi santi medici che erano presso una sorta di santuario, questo santuario di Bitonto, questi santi medici
esercitavano la loro professione, ma l'esercitavano con una dimensione di fede e di carità senza pari. Lei come vive questo giorno da pastore e da devoto ai Santi Medici? Da quando sono a Bari ogni anno partecipo e vivo questa festa e presiedo l'Eucaristia e vivo questo dicendo che questa pietà popolare è un vero tesoro del popolo di Dio. Questa espressione è stata un'espressione cara a San Giovanni Paolo II. Io la ringrazio, Monsignor, per averci raggiunto in studio e ne approfitto per mandare in onda il messaggio di Don Vito Piccinonna alla comunità. La festa dei Santi Medici, la terza domenica di ottobre, come sempre, è un momento molto forte, non solo per la nostra città di Bitonto, ma anche per tutti i pellegrini che vengono da ogni dove, perché si identificano un po' con quello che è il nostro santuario, perché qui riscoprono un atteggiamento molto bello di abbandono, di fiducia. Guardando ai Santi Medici, Cosme e Damiano, loro sono davvero coloro che ci allenano a una speranza più grande. In tante situazioni davvero non sappiamo cosa fare, come reagire, come si fa a reagire davanti alle lacrime, davanti al mistero della sofferenza e del dolore. Ecco perché la preghiera a Dio attraverso i Santi è un allenamento alla speranza, è il desiderio forte di non disperare pure nella notte, nella difficoltà. L'augurio che vorrei rivolgere a tutti coloro che in questa terza domenica di ottobre si avvicineranno alle immagini dei Santi è proprio questo, di coltivare l'arte della speranza, anche nella notte, anche nella difficoltà, di non scendere mai a compromessi, di scegliere la via più giusta, quella del bene, e di praticarlo verso tutti. Quante povertà oggi affliggono la nostra società, le nostre famiglie, i nostri territori. Ecco, cerchiamo di avere un occhio di predilezione verso chi fa più fatica a vivere la vita di ogni giorno. Auguri e buona festa a tutti. Nel frattempo ci ha raggiunti il consigliere regionale Domenico Damascelli, bitontino. Domenico, come affronti ogni anno la festa dei Santi Medici da bitontino, da consigliere regionale? Cosa pensi di questa giornata? Fede e devozione accompagnano le sacre immagini per la città, che i bitontini condividono, un evento che condividono, una tradizione che condividono con serenità anche con i forestieri. Quindi un momento di forte richiamo alle antiche radici di questa comunità, di questa città che intorno ai Santi Medici si ritrova, si stringe e si sente ancora più comunità. Proprio è notizia di qualche minuto fa, insomma l'abbiamo ripescata, il fatto che nel 1869 proprio il parroco Domenico Damascelli diede dignità alle statue dei Santi vestendoli con abiti migliori rispetto a quelli che avevano all'inizio. Sì, l'abbiamo anche scoperto da una ricerca, l'abbiamo ecco confermata da una ricerca del Centro Ricerche di Bitonto. Nel 1869 lui accolse dalla famiglia Amenduni le statue dei Santi Medici nella parrocchia di San Giorgio, le vestì in modo decoroso, le collocò sul secondo altare a destra e iniziò a diffondere il culto dei Santi Medici, fissando la festa liturgica e la novena il 17 settembre e la processione sin da quei tempi la terza domenica di ottobre. E di lì poi è nato il grande culto dei Santi Medici, che appunto, come tutti ricorderanno, soprattutto i più anziani, erano prima situati all'interno della parrocchia di San Giorgio e adesso insomma hanno una grande basilica in questa comunità in cui tutti i bitontini hanno una grande devozione e una grande fede. Io vorrei farle una domanda così, mi è venuta adesso. Come è possibile coniugare e se soprattutto si può coniugare la politica e la fede? Io penso che sia comunque un aspetto importante, no? Sin da sempre Stato e Chiesa hanno delle forti relazioni. Perché le hanno? Proprio per mettere
all'oraggio ai cittadini e per creare anche, per dare la possibilità loro di poter praticare il loro impegno civico, il loro impegno sociale anche all'interno dello Stato. Tanti cattolici sono impegnati anche in politica, ecco perché la politica, comunque io sono qui come cittadino prima di tutto, perché tutti viviamo con gioia questo momento, ma anche come rappresentante delle istituzioni ho il dovere di essere, proprio per rappresentare tutti i cittadini, per rappresentare le istituzioni in cui siamo eletti in questi momenti di forte richiamo, non soltanto religioso e cattolico, ma anche popolare. Grazie, grazie a voi, grazie di essere stato grazie qui con noi. Aspetti, prima di andare via, vorrei rinnovare il mio ringraziamento e chiedere alla regia di mandare in onda il servizio che ha come protagonista Nicola Pice, che ci dà notizie sul reliquiario. È il reliquiario che contiene alcune parti dell'avambraccio dei santi martiri. Già nel 1572 è menzionato in una visita pastorale che il vescovo Cornelio Musso fa nella chiesa oggi non più esistente dei Santi Medici, quella attigua a San Giorgio. In quella visita fa menzione di un reliquiario che contiene le ossa dei martiri. Quello che noi oggi abbiamo è sicuramente una sorta di rifacimento del vecchio reliquiario, è un ex voto, la parte in basso dice anche i donatori, e si tratta di Geronimo Rogadeo Maria Silos, che per ex voto nel 1877 fanno realizzare questo reliquiario a braccio, che come si vede ha in alto la mano benedicente, tipico di questo tipo di reliquiario. Anziché il braccio è schiacciato nella parte prospiciente, inserite le due fenestelle, le due finestrine o finestrelle che contengono questi frammenti del corpo dei santi. E da notare il nome San Cosma e San Damiano a sinistra e a destra del reliquiario, con la dicitura martiri e la palma sovrastante che dice l'emblema del martirio dei due santi. Molto sicuramente realizzato a Napoli, se non altro perché il punzone riportato sulla base del reliquiario ha GP, molto sicuramente Gennaro Panne, che è stato un famoso artefice di reliquiari nel fine Ottocento, in quel di Napoli. Emerge dalle volute la parte finale, diciamo, del braccio, il polsino argenteo, e al di sopra questa mano ben definita, ben levigata e segnata, diciamo, anche da linee morbide sul palmo. Il reliquiario è oggetto di grande venerazione da parte dei fedeli e nell'altare dei Santi Medici esposto per tutto l'anno all'interno della Basilica, e in determinati tempi, in determinate occasioni, specie quelle legate ai tempi di liturgici o di festività, viene anche portato al bacio dei fedeli. Ci ha raggiunti in studio il medico Giacomo Schiraldi, che è anche un componente del Consiglio di amministrazione della Basilica, tra l'altro firmatario dell'atto costitutivo della Fondazione dei Santi Medici. Dottore, in che cosa i Santi Medici possono essere in qualche modo esempio per i nuovi medici? Allora, il messaggio di Monsignor Aurelio Marena, l'ultimo vescovo della diocesi Bitonto-Ruvo, che già nella costruzione della Basilica aveva lanciato un messaggio: casa dello spirito, non solo di cura dello spirito, del corpo.
Tanto è vero che era una sua idea, lui inseguiva l'idea di fare un centro studi. Poi il 73 fece, bandì il primo premio medicina Santi Medici. Quindi è nella genetica di questa basilica, di questo santuario. La fondazione non è stato altro, 93, che il braccio armato della basilica, perché molte attività erano in essere. C'era la mensa dei poveri, c'era il centro di ascolto, c'era diverse attività, per cui si è fatta la fondazione. Monsignor Magrassi intuitivamente volle istituirla perché si desse organicità a tante servizi che il santuario faceva, e non da ultimo la cura del corpo, il famoso hospice, che è stato realizzato successivamente dopo gli anni 2000 e che prende corpo da uno studio che abbiamo fatto noi come primo consiglio di amministrazione della fondazione in giro per l'Italia, per cui quello che si vede lì è il frutto di una ricerca e di studio. Nello stesso tempo si è spinta sempre di più quella di incentivare la scienza attraverso la fede. Quindi il premio medicina, che ogni 2 anni viene bandito, non è altro che un incentivo, non a caso è riservato per i neolaureati giovani, non per tutti i medici, ma per i neolaureati giovani, proprio perché abbiano spinta alla ricerca e quindi alla cura di noi malati. Lei ha appunto nominato il premio medicina, che è ormai giunto alla 17ª edizione. Quattro anni fa. Un medico, un neolaureato, per partecipare a questo bando, a questo premio, dove può trovare informazioni? Sul sito. È stato bandito, come sempre, il giorno dei santi, della festa liturgica, che è il 26 settembre, viene bandito ogni 2 anni il premio medicina. Quest'anno riguarda l'aspetto medico, farmaceutico e psicologico della andrologia, quindi tutte le patologie che riguardano le malattie urologiche del maschio, insomma. E possono partecipare giovani medici con progetti di ricerca, non lavori, progetti di ricerca. È stato fatto volutamente proprio per incentivare la ricerca, sia in ambito medico, psicologico, farmacologico, perché sono 3 gli aspetti che vengono trattati. Aspetti essenziali per la medicina, per una medicina che vuole guardare avanti al futuro. Certo, incentivare i giovani, premiare i giovani meritevoli e dare quindi maggior spinta sempre più, perché la ricerca va avanti, perché la cura senza la ricerca non esiste. Insomma, abbiamo visto che così si può andare avanti, si può dare fiducia ai giovani. 3 lustri di fondazione, quest'anno siamo al 25esimo anniversario. Ha parlato dell'hospice, ha parlato di quanto è cambiata, ma lei che c'è stato dentro, appunto, mani e piedi, come l'ha vista cambiare la fondazione? Beh, no, non è cambiata. La fondazione non ha fatto altro che realizzare quello che era, ripeto, il patrimonio genetico del santuario. È diventata casa per la cura del corpo e dello spirito, perché lo spirito delle cure palliative, che nell'hospice rappresenta come fatto, non è altro che quello di assistere l'ammalato e fino alla fine dare dignità alla morte, di cui non bisogna aver paura. Esatto, non sempre si può guarire, ma curare sempre sì, fino all'ultimo momento, dare dignità alla morte, che ultimamente questo aspetto era venuto un po' meno. Per cui l'incentivazione delle cure palliative, che non significa cure che non fanno niente, perché si dà, è un palliativo, si dice normalmente, un'accezione diversa rispetto a quella viene che da pallium, mantello, coprire, proteggere. Il mantello protegge dal freddo. Quindi le cure proteggono dal malessere psichico, ma soprattutto psichico. Grazie dottore per
averci raggiunto e per aver dato questo messaggio importante, soprattutto rivolto ai giovani, perché la medicina non è una cosa in continuo, una scienza in continuo movimento, in continua creazione, e c'è bisogno di menti. Di menti che creino, di menti che progettino, di menti che ricerchino soluzioni. Non si può arrestare. E i giovani sono fondamentali. Grazie ancora per essere stato qui con noi. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini dei santi che avanzano su Via Repubblica, sono ormai quasi arrivati alla Basilica, e nel frattempo vi pregherei la regia di mandare il videoservizio realizzato qualche giorno fa ad un artigiano del centro storico che realizza delle immagini diverse dei santi medici, e sarà davvero molto particolare guardarlo. Prego la regia di mandare il servizio, grazie. Mi chiamo Muci Gabriele, sono di Bitonto. E poi c'è tutta questa roba religiosa, e c'ho anche la baracca ai Santi Medici quando faccio la festa. E mi dedico a fare tutte queste cose, sono bello. E li vendo ai Santi Medici. È una vita che faccio questo lavoro. Da quando avevo 10 anni, 12 anni, faccio questo lavoro. È roba che da mia madre e mio padre che facevano, vendevano sempre questa roba religiosa. Io li compro già fatto, credo. Prima li facevo io, ma non li faccio più. E dopo li pitturo, faccio tutta la faccia, faccio tutto l'oro e creo. Poi faccio le campane. Prima era più bella la fiera, era più sentita. Adesso è di meno, perché si è perso abbastanza. Da Cirignolo, da Andria, da Bari vengono persone che ce li do l'estate. Mi fanno un ordine e li vendo anche. Roba in 3-4 stati, chi viene uno che viene da tanti anni, prende una certa amicizia, vengono. Solo i Santi Medici adesso lavoriamo così, perché sta finendo tutto. La roba religiosa sta finendo, non si vende più come una volta. È poca. Prima si metteva abbastanza. No, i Santi Medici li voglio bene, perché mi aiutano, mi fanno stare sempre bene. Provo che è una cosa bella, che tu c'hai dei santi che ti aiutano anche. Ci abbiamo l'unico Santi Medici belli, sono solo a Bitonto. Ci ha raggiunti Antonio Sicolo. E a proposito di artigiano, parlavamo della realizzazione di statue diverse. Antonio Sicolo è un esperto di storia dell'arte e ha sicuramente un occhio abituato alla bellezza e alla sensibilità artistica. Antonio, che cosa ci puoi raccontare delle immagini dei Santi Medici? Allora, le immagini dei Santi Medici sono due simulacri. Simulacro deriva dal latino simul caro, quindi simile alla carne. Noi quando usciamo di casa abbiamo la necessità di vestirci, no? Di coprirci. Ebbene, i Santi Medici sono due manichini da vestire, possiedono diversi abiti, uno ordinario, non ricamato, l'altro solenne, appunto quello che viene indossato per la processione. Questa arte si dice anche arte polimaterica, perché è fatta di più materiali. Quindi legno, i volti sono in legno policromo, quindi con le fattezze, l'incarnato, occhi in vetro, in cristallo, perché immaginiamo all'epoca soltanto candele. Quindi la fiamma creava una sorta di riverbero all'interno dell'occhio che sembrava appunto umido, piangente, come gli occhi appunto umani, di cui ancora simul caro. E sono due sculture della prima metà del Settecento, precisamente del 1733, e sono appunto napoletane, perché appunto l'arte di confezionare manichini da vestire è proprio tipica dell'arte napoletana. Ovviamente nel corso dei secoli sono stati, diciamo, rivisitati più e più volte durante appunto l'ultimo restauro curato da una nota ditta andriese, sono stati privati dell'incarnato, diciamo, superfetato all'inizio del Novecento, e quindi adesso possiamo apprezzare l'originale policromia settecentesca. Anche perché credo che nel tempo un po' anche i fumi dei ceri, sì, abbiano un pochino danneggiato le statue, no? Esatto, si erano molto oscuriti.
e possiamo tornare ad apprezzare in modo particolare quella che è la cosiddetta barba del secondo giorno. Infatti i Santi Medici, proprio su questo lato, si vede proprio un passaggio tonale dall'incarnato chiaro al verdognolo, proprio l'effetto della barba rasata che inizia nuovamente a ricrescere il giorno dopo la rasatura, ed è tipico proprio dei artisti napoletani. Noi non sappiamo ancora chi è l'artista che li ha eseguiti. Consideriamo che a Bitonto vantiamo sculture di un certo calibro, pensiamo al San Michele Arcangelo, che è quasi contemporaneo dei Santi Medici, che è di Gennaro Franzese, che è uno scultore napoletano. Molto probabilmente qualche bottega gravitante intorno a questi ambienti. Anche quelle forse sono precedenti, quelle invece dei misteri, che però hanno, sì, diciamo, una rilevanza storica notevole. Sì. Diciamo lì viaggiamo sulla bottega andriese dei Frisardi, che sono artisti appunto di Andria, che li hanno confezionati, anzi li hanno restaurati nei primi del Settecento, ma probabilmente sono più antichi, sono del Seicento. Grazie Antonio per averci raggiunto in studio, come al solito col tuo occhio clinico e abituato a riconoscere l'arte. Grazie. E nel frattempo, ecco, le immagini ci raccontano l'ingresso dei Santi Medici all'interno di Piazza 26 Maggio. Sono partiti già i coriandoli. Io invito Francesco Campione, il nostro commentatore preferito, a istruirci rispetto a che cosa sta succedendo. Sì, allora io grazie di avermi invitato. Arriviamo mentre le immagini. Invito anche il direttore da Bitonto di stare con noi, così raccontiamo tutti quanti. Non inquadrate queste scene di violenza tra i giornalisti. Che cosa sta succedendo? Le immagini oramai hanno completato il loro percorso che descrivevamo anche stamattina della processione, sono arrivate sul Sagrato quasi, piazza 26 Maggio, hanno superato l'obelisco carolino. Qualcuno, se avete visto nel pomeriggio le immagini, è successo quello che avevamo pronunciato stamattina, vale a dire le immagini con gli impermeabili. Io ero lontano per le mie attività pomeridiane, però ho potuto vedere quello che succedeva. Nel frattempo ecco che la regia di Gabriella Bianca, sempre molto puntuale oggi, ci sta inquadrando i fuochi pirotecnici. Vogliamo ascoltare i fuochi o vogliamo proseguire? Ascoltiamo i fuochi in silenzio. Sono momenti importanti della festa dei fuochi. Sparano prima del ritiro della processione, di solito prima si sparava quando le immagini erano già rientrate in chiesa, invece quest'anno questi fuochi, questi giochi pirici, ecco, si cambia un po' la tradizione. Beh, immaginate quanto sia suggestivo avere la piazza gremita di persone e questi fuochi alti nel cielo, credo che sia stata, sì, una scelta di suggestione più che altro. Ed ecco, infatti era quello che io mi aspettavo. Devo dire che Gabriele mi legge il pensiero, questa dissolvenza particolare tra le immagini dei santi e i fuochi dietro il campanile. È il momento di fare gli screenshot. Ricordiamo che sono fuochi regalati dai fedeli. Dai fedeli, e sono giochi pirici, non sono fuochi pirotecnici veri e propri. Qual è la differenza, Francesco? Il calibro del mortaio da cui si spara. Nel senso che questi vengono fuori da delle cassettine oppure da mortai di piccolo calibro. I fuochi che noi vediamo, che sono a San Trifone, invece vengono fuori da mortai del calibro anche di qualche decina di centimetri, quindi parliamo anche di 20-30 decimetri. Ho visto delle bombe da tiro, come si chiamano tecnicamente, essere alte 1,5 metri. E considerate, ecco una cosa importante, i fedeli che vengono qui a Bitonto da domenica in poi sono fedeli che fanno le due tappe, prima a Bitonto la mattina e poi ad Aderca per San Trifone, dove la festa è tra circa 20 giorni, il 10 di novembre. Peccato che insomma anche noi ce li stiamo perdendo. Non ho mai visto i fuochi dei Santi Medici in vita mia.
realizzavo, Francesco, sì. Quanto ne sai? Se ti chiediamo una processione, un paese, raccontare un aneddoto? Raccolo di poco fa, il vescovo è entrato, mi ha visto, ma tu come conosci tante cose? Perché dovete sapere che l'arcivescovo oggi, mentre era a pranzo con i nipoti, stamattina, mentre i nipoti a casa, hanno sintonizzato. L'ha raccontato lui. Si sono sintonizzati sul canale 78 per vedere la diretta della festa dei Santi Medici. Quindi avevamo uno spettatore particolare. Particolare, l'intera famiglia Cacucci che ci ha seguito da Bari su questa cosa. Quindi ringraziamo. Mario, tu hai avvisato i tuoi parenti materani di seguirci in televisione. Ci mancherebbe, loro sono affezionati ovviamente alla Madonna della Bruna, però oggi chiaramente hanno fatto diciamo uno strappo alla regola e si sono dedicati alla diretta che abbiamo donato un po' a tutto l'etere della festa dei Santi Medici. Io stavo riflettendo di come quanto più Francesco effettivamente sciorinava tutta la sua sapienza circa i fuochi pirotecnici, io automaticamente ripensavo a quanto effettivamente io sapessi dei giochi pirici, che per me restano esattamente questo, delle luci che si improvvisamente si accendono ed esplodono nel cielo d'inchiostro, che io guardo sempre con la bocca aperta e il naso all'insù, credo esattamente come tanti fedeli, Francesco. Ed è bello sentire poi quando questi botti, che poi pian piano, vista anche l'emozione della giornata, finiscono per andare in sintonia, in sincrono, proprio col battito del cuore dei fedeli bitontini. E credo che questa sia la bellezza anche di questa festa. E poi tra l'altro facevo una riflessione ovviamente di passaggio, quando Francesco raccontava di un aneddoto pensavo che volesse raccontare qualcosa del fratello Nicola, per fortuna non lo ha fatto. Siamo tutti salvi, sì. Avremo modo durante un'altra diretta, che è quella delle feste patronali, di raccontare gli aneddoti di Nicola, dell'uomo, diciamo, del personaggio Nicola. Che tra le altre cose di solito lui partecipa a queste conversazioni, quest'anno ha deciso di non partecipare. Però dobbiamo dire che è stato molto attento dietro le quinte, sì, come sì, gobbo. Sì, ci ha seguito come il gobbo di Notre Dame. E suggeritore. Nicola ha il tocco magico, io lo spiegavo prima, Nicola è in grado di far diventare perfetto qualcosa di imperfetto e di rovinare qualcosa di eccezionale. Sì, è ricco di risorse. Devo dire che effettivamente è suggestivo vedere dietro il campanile i fuochi. E adesso praticamente sono terminati i fuochi, applauso. Adesso ci comincerà tutto il momento in cui girano i sì, santi. Infatti arriveranno, devono avvicinarsi ancora un po' alla basilica, protezione, no? Alla protezione. Quello che fanno comunque poi è si girano verso sì, perché c'è questa sempre tradizione. Ecco, lo stanno facendo adesso. Ci sarà poi la celebrazione della tradizione messa di dover volgere lo sguardo alla città prima di rientrare in chiesa, che è diverso da quello che succede quando le immagini vanno in peregrinazio. E per rispetto a chi li ospita, le immagini entrano con il volto rivolto verso l'altare. E quindi anche perché molti chiedono perché qui entrano così a peregrinazione, no, e questo è... Sarebbe bello adesso, mentre rivolgono lo sguardo alla città, vedere un po' le smorfie che fanno i simulacri dei santi. Non lo so, vedendo la città. Infatti, non devono essere contentissimi. Però se ogni anno... Oggi è una giornata splendida, voglio dire. Assolutamente. Però ogni anno, ecco, ci ripete questo miracolo di migliaia di persone che vengono a Bitonto, e devo dire che... Tra l'altro c'è stato, abbiamo sentito prima il maggiore Paciullo, che ha detto che è stato tutto molto ordinato, si sono comportati tutti bene, ci sono stati soltanto molti interventi sanitari, però per è stata una bella giornata. È stata una bella giornata. Ha rinfrescato un attimo, però ecco, questo non è Pasquale Ciminiello, è uno della squadra dei portatori. E vedete lo sguardo della sofferenza anche loro, della stanchezza. Ricordiamo che questa è la seconda squadra che ha preso possesso dell'immagine dal monastero delle Vergini in poi, e sono diversi da quelli perché sono rimasti anche perché sono usciti stamattina intorno alle 8:30 e stanno tornando ora che sono le 8 e qualche cosa. Sì, ma come ricordiamo sono Francesco, stati 12 ore hanno fatto intere un cambio, quindi quelli anche di questa mattina più o meno sono quanto arrivano a pesare.
180 kg, diciamo 180 kg sono le immagini, poi sì. Dobbiamo mettere la piramide, poi dobbiamo mettere le luci, poi dobbiamo mettere la stanchezza, perché chiaramente 180 kg fatti svegli, certo. Infatti una cosa, prima andando avanti c'erano i soldi, no? La cassetta dei soldi sotto la base che peggiorava. Pensavo ancora di più, effettivamente. Perché adesso hanno provveduto ad alleggerirlo, chissà chi è che... Ecco, vedi, questo, diciamo, questo è un grave errore dei portatori. Certo, vediamo. Questo rigore. I portatori, diciamo, non hanno, diciamo, salito. Francesco è irreprensibile nel rilevare questi dettagli, no? Per carità. Racconto un altro aneddoto di famiglia. Mamma mia, sto soffrendo. Mio padre stavo... Vabbè, siamo nell'alveo della dignità ancora. Ci capita spesso la domenica di guardare i reportage sulle processioni. E mio padre, che ho raccontato più volte essere un portatore, è molto critico sui portatori. Lui parte dal presupposto che le statue si sanno portare solo a l'occhio clinico. E quindi, nel momento in cui vede... indispensabile. Quando vede la navicata fatta un po' disordinata, inizia a trovarsi... Anche perché dicono sempre che se sei guida rabitonto, sei guida... Ma non so, ecco, qui c'è un'altra cosa. Voi dovete sapere che... diventa tipo due confraternite, una di Canosa, di Gravina, quando c'era Don Mario Marino al monastero di San Francesco, e una confraterna di Modugno, hanno chiamato dei portatori bitontini a fare formazione. Per cui è vera questa cosa. Facciamo scuola, un diploma professionalizzante. E quindi loro veramente sono andati a questa processione a insegnare soprattutto a fare la curva, perché la curva va disegnata. Sì, sì. E quindi ci sono tutti questi... Ma tra l'altro è una questione proprio di equilibrio, di divisione del peso. Non è arrivare facile, al centro strada per girarsi. Quindi sono scherzi, stati a Modugno e a Gravina, che io sappia, ma secondo me anche in altri paesi, i bitontini a insegnare come si porta. Leggevo qualche post di alcuni ragazzi che per la prima volta avrebbero portato i santi medici, e davvero è un grande onore. Sì. E ecco, questa è importante, è bellissima, perché sono giovani. Riscoprire nei giovani l'onore di portare i santi medici è la base per continuare a perpetrare questa tradizione. Questo succede a Taranto, succede per in altri paesi. Per mantenere vivo il legame. Anche infatti la stavamo perdendo, ma questa cosa, certo, è molto importante. Però intervenite, non è che possiamo, io e Mario possiamo conversare su questi argomenti. Ascoltarvi. Possiamo anche divagare volendo, però non ci permettiamo. In realtà noi stiamo anche un attimino guardando, aspettando dalla regia che ci dicono, certo, di zittirci, perché inizia la celebrazione eucaristica. Detto così ci aspettiamo che ci rimproverino praticamente. E poi io e Viviana abbiamo parlato tutto il giorno, quindi Savino è abbastanza rigoroso grande... su questo aspetto. Sì. Magari ricordiamo il fatto che noi siamo stati in diretta TV su Delta TV che ci ha ospitati in Puglia e Basilicata. Radio Popiz che ci ha ospitati con il canale 881 in Puglia e Piemonte e il 656 in Puglia e Lombardia. Una chiosa. Altra una cosa importante, ma soprattutto il fatto che noi abbiamo unito le produzioni con le testate questa locali. È una cosa bellissima che si ripete, perché già l'anno scorso è successo, Mario, sì, ed è stata una bellissima cosa. Volevo dire sul discorso delle varie regioni. Prima eravamo con il maggiore Paciullo e ci mostrava la fotografia che della Lombardia. Salutiamo Paola, tra sulla l'altro. Sulla pagina Facebook di Radio Popizza, parecchi bitontini, ma anche baresi che vivono in Piemonte, che raccontavano di poter rivedere finalmente. Quindi questa possibilità che ci ha regolato. Io voglio ringraziare Renzo Belviso, che è l'editore di Radio Popizza, uno dei nomi storici della Radio Barese, che ci ha dato questa grande possibilità, perché di fatto i Santi Medici è la prima produzione, diciamo, fuori Bari che Radio Popiz fa, e devo dire che ci ha regalato questa grande opportunità, e lo voglio ringraziare a nome di Savino Carbone, di Mario Sicolo. Già le Popizze a prescindere sono buone, quindi immagino che l'operato è eccelso. E quindi comunque è stata una grandissima cosa. La testimonianza che c'è stata audience, i numeri di Facebook sono straordinari. Mi approfitto per dirvi che siamo stati in onda in Canada, in America, in Argentina, in Australia, in Russia, in Ucraina, in Svizzera, in Francia, in Spagna, in Germania, in Lituania, in Grecia, in Serbia, in Afghanistan, Olanda e anche Regno Unito, per un totale, sì, abbiamo fatto dei calcoli, non sto sparando numeri, per un totale di 20.000 e più
20.000 o 200? 200.000 spettatori. Utenti unici. Una grande... Quindi, è una conquista e soprattutto in virtù del fatto che potrebbe essere una delle ultime produzioni di Bitonto TV a chiusura dei 10 anni. Sei dato un annuncio in diretta? Peraltro, certo, perché ormai numeri, non è più un mistero. Questi numeri farebbero quasi esclamare il nome dei santi venerati oggi in dialetto, cioè effettivamente che è un'esclamazione di, diciamo, di soddisfazione. Siamo felici del percorso che abbiamo fatto, del testimone che abbiamo preso, e quindi era questo che volevamo, migliorare, e siamo migliorati. Indubbiamente come numeri, è stata... I numeri della Festa dei Santi Medici sono sempre grandi numeri, perché... Indubbiamente è il bigliettino da visita della città, quindi va oltre la visibilità, va oltre tutto quanto, quindi i numeri devono e sono sempre importanti. L'averlo fatto tutti insieme è nota di merito a tutti quanti. Ma è soprattutto la risposta del pubblico, degli spettatori, a stimolare in chi fa queste cose, perché tu sai benissimo quanto è difficoltoso produrre una diretta, unire le forze, progettare, pensare alle soluzioni tecniche. Il nostro Davide Saponieri gli sponsor, cioè, soprattutto, mi ricordo sempre questa cosa. Questa è una delle poche feste, anche a livello televisivo, che viene prodotto con un'antenna che consente di arrivare in tutta la città, cioè i collegamenti che abbiamo visto nel pomeriggio, il collegamento televisivo non viene fatto dal centro storico, il collegamento televisivo parte da qua. Solo che sul campanile viene montata un'antenna che ha una gittata di 5 km ed è in grado di arrivare a 5 km dal campanile. Ed è una soluzione che si utilizza a Capurso, perché chi la fa in Capurso, e quindi ovviamente per la Madonna del Pozzo la utilizza. E non si fa da nessun'altra parte, per cui comunque anche tecnologicamente vengono utilizzate delle soluzioni di assoluta avanguardia e dico quasi esclusive. Ma proprio per dire che veramente è raro trovare soluzioni di questo tipo. Io vedo il corteo dell'uscita della celebrazione, sì, chiedo informazioni alla pochissimo regina. Intanto ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno aiutati alla buona uscita della diretta. Ringrazio anche tutti gli ospiti, come al solito gentilissimi. Mario, sei rimasto solo tu, Francesco si è allontanato un attimo. Dovrei, puoi rimanere con noi, ma in realtà adesso lasceremo parlare le immagini, perché i nostri telespettatori vorranno sicuramente ascoltare la messa splendida dedicata ai Santi Cosme e Damiano. E del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eccellenza carissima, a lei e i cari confratelli sacerdoti della nostra città, il grazie per aver scelto quest'anno di condividere con noi questa Eucaristia in questa domenica a noi tutti molto cara. Questa Eucaristia conclude questa giornata
di cammino, di processione, di festa in onore dei santi medici e martiri Cosma e Damiano. La sua presenza in mezzo a noi, assieme ai confratelli presbiteri, ci dà la certezza che stiamo vivendo la Chiesa insieme. E felice ricorrenza quest'anno la nostra fondazione dedicata ai santi medici compie i suoi 25 anni di vita. Tutto questo diventa rendimento di grazie al Signore in questa Eucaristia. Grazie. Con grande gioia viviamo il giorno del Signore, il giorno della risurrezione, e lo viviamo con i nostri santi Cosma e Damiano. Chiediamo al Signore la guarigione del corpo e dell'anima. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel Signore.
santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alla nostra debolezza. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
che il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sapete, ho seguito in parte la processione e mi è venuto in mente, quando ho visto i santi Cosma e Damiano lasciare la basilica, il santuario, e attraversare le strade di Bitonto, ho pensato subito a quello che ha detto Gesù ai suoi discepoli. Li ha mandati a due per annunciare il Vangelo, per guarire gli infermi, i malati, e per dire: è vicino a voi il regno di Dio. Ditemi, qual è il segno della processione, il primo segno della processione dal santuario, dalla basilica, nella nostra città? È proprio questo. Loro sono stati mandati da Gesù per annunciare a tutti la buona novella del Vangelo. La loro stessa vita è annuncio, perché è un annuncio colmo di amore. La guarigione talvolta tocca il corpo, ma deve sempre
toccare il cuore. Quindi un andare dal santuario verso le nostre case. Sono venuti loro a trovarci, a trovare e incontrare ognuno di voi. E poi il ritorno al santuario, alla basilica. Questo richiama un momento che quest'anno noi leggeremo nel libro degli Atti degli Apostoli, quando ancora una volta a due Pietro e Giovanni vanno al Tempio a pregare. E mentre vanno al Tempio a pregare, incontrano uno storpio che chiede l'elemosina. La risposta di Pietro e di Giovanni: non ho né oro né argento, ma nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Non può esserci vero culto, non può esserci vera celebrazione, non può esserci vera festa dei santi medici senza che la loro carità non tocchi il nostro cuore. Pietro e Giovanni vanno al Tempio per pregare e incontrano un uomo a cui danno la guarigione. Continuano quanto Gesù aveva comandato. Anche loro, i santi medici, tornando al Tempio, operano guarigioni. Talvolta la guarigione del corpo, e tanti di voi l'invocano. Sempre la guarigione dell'anima e del cuore. E non può esserci festa e celebrazione dei nostri santi medici, che sono stati campioni di carità e hanno dato la vita, senza che questa festa non tocchi il nostro cuore e lo apra alle necessità dei fratelli. Per questo, per grande intuizione, questo santuario è il santuario della guarigione del corpo e dello spirito. Soleva ripetere Monsignor Magrassi, l'avete sentito tante volte, questo santuario è soprattutto una clinica dello spirito. E ricordo dell'inizio della fondazione Santi Medici, 25 anni addietro, deve richiamare a tutti noi la necessità di vivere con fede, una fede sempre più viva, in riferimento ai santi medici, accogliendo il Vangelo, vivendo i sacramenti, come avete fatto voi in questi giorni, attraverso una partecipazione numerosa e consapevole all'Eucaristia, come stiamo facendo stasera, non dimenticando mai che il Vangelo, che i sacramenti, che l'Eucaristia richiamano la carità, l'amore, e allora la guarigione sarà completa.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola appena ascoltata, innalziamo le nostre umili preghiere a Dio nostro Padre. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ti supplichiamo, o Padre, per una Chiesa profetica e missionaria, insieme a Papa Francesco, al nostro Vescovo, a tutti i Vescovi e ai sacerdoti, sia segno credibile di comunione per l'intero genere umano, in grado di lottare contro ogni forma di violenza, di guerra, di emarginazione e di dare testimonianza ad una cultura della pace e della convivialità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti supplichiamo, o Padre, per tutti i giovani della terra. Il sinodo che si sta celebrando in questo mese affermi con forza l'attenzione educativa delle nostre comunità parrocchiali e diocesane verso le giovani generazioni, ed in modo particolare per quanti di loro non hanno ancora scoperto il dono della fede, della vocazione e del senso della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti supplichiamo, o Padre, per quanti sono ammalati. A te, che nulla è impossibile e che tutto puoi, ci rivolgiamo affinché la tua infinita misericordia sia unguento capace di lenire lo stato di sofferenza che vivono nel corpo, nella mente e nello spirito. Dona loro sollievo e consolazione contro ogni scoraggiamento e senso di abbandono. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti supplichiamo, Padre, per la Fondazione Santi Medici, che quest'anno compie 25 anni di attività. Guida con la tua infinita e paterna saggezza coloro che in essa operano in totale spirito di volontariato e per quanti, attraverso il loro lavoro, la loro professionalità, cercano di farsi prossimi ai poveri, ai deboli, alle donne e ai minori affidati ai diversi servizi sociosanitari, educativi ed assistenziali. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti supplichiamo, o Padre, per tutti i pellegrini, i devoti e i fedeli benefattori dei Santi Cosma e Damiano,
perché nella fede verso questi due giganti della carità trovino l'esempio luminoso e concreto di testimonianza che la santità, il volto più bello della Chiesa, è possibile ed è per tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo amore, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la gloriosa morte dei tuoi santi, ti offriamo, Padre, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, i santi martiri Cosma e Damiano hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore.
e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto, proclamiamo insieme la tua gloria. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi
della sua vita immortale. Rendila perfetta nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di tutti i devoti, dei santi medici, dei benefattori del santuario e della fondazione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Nicola, San Sabino, la Beata Elia, i Santi Cosma e Damiano. Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli di Dio, scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore,
non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere l'Eucaristia ci saranno alcuni ministri in basilica e altri ministri saranno sparsi lungo il perimetro recintato. Ecco, l'invito è a ricevere direttamente in bocca l'Eucaristia e non sulle mani, e a permettere a tutti quanti di potersi avvicinare presso le ringhiere per poter fare la comunione. Viviamo questo momento nel silenzio e con il canto preghiamo. Amen.
Preghiamo. Custodisci in noi, Signore, la multiforme ricchezza del tuo dono e per la forza di questo sacramento che abbiamo offerto e ricevuto, nella festa dei tuoi martiri Cosma e Damiano, concedi a tutti gli uomini la salute e la pace. Per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della benedizione desidero, a nome anche di Don Francesco, di Don Oronzo e Tommaso, ringraziare ancora l'Arcivescovo e tutti i sacerdoti per aver celebrato insieme con noi questa Eucaristia. Approfitto anche per ringraziare in maniera sentita le autorità, il signor Sindaco, l'amministrazione, le autorità civili e militari, i volontari, le diverse associazioni di volontariato, tutti coloro che nella comunità parrocchiale e nella fondazione si sono impegnati per preparare al meglio questo momento, questi giorni di festa. Vedete, vi confido una cosa, tante volte dall'esterno può sembrare che siamo un po' macchinosi nel preparare le cose, niente affatto, vorremmo vivere davvero la semplicità. A volte ci tocca poi preparare questi momenti un po' all'ingrande, non siamo fatti per questo, però ci proviamo e quindi vorrei davvero ringraziare tutti quanti, tutti coloro che dai servizi più umili a quelli magari un po' più vistosi si sono adoperati per la, così, non dico riuscita, ma per mettersi meglio a servizio soprattutto dei tanti pellegrini che ci sono stati. E vorrei così anche che facessimo un applauso particolare ai ragazzi, ai giovani e anche agli adulti della comunità che si sono spesi in molti modi in questi giorni. Riceviamo la benedizione del Signore, subito dopo le immagini dei santi saranno portate in basilica, le incenseremo e invocheremo il loro nome a sostegno, a protezione degli ammalati, delle famiglie, di tutti quanti noi. Anche, forse ho dimenticato, un grazie anche alle forze dell'ordine. Grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Ed ora preghiamo i santi medici con le litanie a loro dedicate. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Santi medici Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, seguaci di Cristo, pregate per noi. Santi medici, ammirabili per virtù, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, splendenti di bontà, pregate per noi. Santi medici, ferventi nell'amore, pregate per noi. Santi medici, adorni di umiltà, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, modelli di mansuetudine, pregate per noi. Santi medici, strenui difensori della fede, pregate per noi. Santi medici, apostoli della verità, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, bramosi delle ricchezze del cielo, pregate per noi. Santi medici, instancabili eroi della carità, pregate per noi. Santi medici, propugnatori della gloria di Dio, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, cultori della scienza, pregate per noi. Santi medici, esempio e protettore di tutti i medici, pregate per noi. Santi medici, curatori delle anime e dei corpi, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, specchio di vera fratellanza, pregate per noi. Santi medici, esempio di grande misericordia, pregate per noi. Santi medici, sollievo dei miseri, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, fortezza dei deboli, pregate per noi. Santi medici, rifugio dei tribolati, pregate per noi. Santi medici, speranza degli infermi, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. Santi medici, potenti nel patrocinio, pregate per noi. Santi medici, avvocati dei peccatori, pregate per noi. Santi medici, debellatori dei demoni, pregate per noi. Santi Cosma e Damiano, pregate
Santi medici, lieti e forti nei tormenti. Pregate per noi. Santi medici, eroici testimoni del Vangelo. Pregate per noi. Ben ritrovati, telespettatori, abbiamo visto la messa a conclusione di una giornata piena di eventi, piena di anche momenti commoventi, momenti suggestivi. Anche perché, voglio dire, i fedeli sono sempre tantissimi, hanno riempito la piazza e arrivano qui con davvero gli occhi pieni di commozione, e portano ai santi una preghiera, una richiesta di aiuto e si percepisce molto anche dal calore che si sente in piazza. Noi ringraziamo tutti gli spettatori che ci hanno accompagnato in questa giornata, siete stati tanti, numerosissimi, ogni anno crescete e noi siamo contenti di offrire un servizio soprattutto a chi ci guarda da lontano. Ne approfitto per salutare la comunità argentina che sappiamo ci sta guardando nella persona di Luis Avellaneda. Poi ringraziamo anche i telespettatori che stanno contattando la redazione di Radio Popiz per ringraziarla per aver consentito la trasmissione delle immagini anche in Piemonte e in Lombardia. E ovviamente salutiamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito dalle due regioni, molti bitontini che appunto non essendo qui, anche i nostri amici fuori sede, studenti che non potendo scendere hanno visto la loro festa, la nostra festa in televisione. È per questo scopo che trasmettiamo ormai da anni la diretta dei Santi Medici. Proviamo a ringraziarvi uno per uno, soprattutto chi lavora dietro le quinte, perché c'è un lavoro che va avanti da mesi, una progettualità quasi minuziosa e scientifica di quello che vedete. L'ha detto Cambione, questo Francesco Cambione, uno dei nostri ospiti, questa è una diretta particolare che viene trasmessa con un'antenna di avanguardia, è tutto fatto sulla base di internet. Quindi io ringrazio il nostro broadcaster Davide Saponieri, alla regia Gabriella Bianca, in redazione Massimiliano Di Lettuso e alla fotografia Lisa Fioriello, il nostro co-conduttore nonché giornalista Filippo Lovascio. Un grazie particolare al direttore di Bitonto TV Savino Carbone, Antonio Valenza, Marco Agostinacchio e Rocco La Monaca alle telecamere. Credo di aver ringraziato tutti. Soprattutto a loro un ringraziamento speciale, perché sono stati per strada e hanno consentito a voi tutti di poter vivere momento per momento tutte le fasi della processione di oggi. Un altro ringraziamento particolare a Francesco Cambione, che è anche co-produttore di questa diretta, in quanto è colui, insomma, la persona fisica di Go Streaming. Grazie anche a Viviana Minervini, perché abbiamo il piacere di collaborare dall'anno scorso ed è una giornalista del Dabitonto, quindi appartenente a quella che dovrebbe essere una redazione di concorrenza, ma che sfatiamo questo mito, ci si può collaborare tra redazioni diverse. Anche perché ringraziamo Federica Monte, che prima di tutto è una cara amica, una cara collega, quindi non si può dire di no agli amici. Ci resta da ringraziare il direttore di Bitonto TV Savino Carbone. Alleluia. Dalla regia ci stanno tagliando. Okay. Quindi vogliamo ringraziare tutti i telespettatori e ci vediamo chissà il prossimo anno. Buona festa a tutti.
Affida il tuo gusto a mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Alto Fil di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e l'esperienza delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Alto Fil è in via Verde 58 a Bitonto. Alto Fil di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto.